Prega che non ci vede! Un ghast a forma di barca. Vai, finta. Perché sento i rumori, ma non lo vedo. Cioè, so che è di là, però, cioè, non c'è una mazza su cavare. Ma trovare qualcosa di carino, importante, non lo so. Che è fine della serie, è tipo, sì, sì, ciao, ok, sì, grazie per aver guardato questo video. Sarebbe bello trovare qualcosa di bello. Cioè, non lo so, adesso, per dire, mi metto, tagliamo un pezzo, io mi metto in un posto, metto 10 diamanti così a caso e vi la prego, così siamo felici, no? Sì. Ok, va bene, vado. Allora, no, vabbè, farmi scherzi. Veramente, cioè, trovare qualcosa sarebbe carino. Lì, i ponti? I ponti fatto. Lì ci sono un po' di torri. Come facciamo a scendere adesso dalla barca? Dobbiamo tornare in su? Boh. Tipo ci buttiamo e cantiamo a volare. Mi sto già vedendo informarmi in mente una canzone. Aspetta, Non mi viene! È in inglese tipo I be fly qualcosa. Ti ha visto? Con le frecce la possiamo attaccare. Facciamo e torniamo su. Sì. Ma la sento ancora che. Perché ce ne sono tanti! Eccole lì! Cosa hai trovato? Di lì! Il tizio, il secondo, sì, è di là. Senti? Lo chiamerò carovana. L'hai visto? Ho visto nel tuo schermo. Io sto tornando su. Ah, e come hai fatto? Da te fatto qui. Ho paura! Come hai fatto? Sono andato sulla corda lì. Non da lì, dall'altra parte. Cioè? Dall'altro lato della barca. Prendo una faccia perché così faccio le 64, perché quella 63 mi stava dando fastidio già da un po' di tempo. Ma non dicevo niente perché. Da dove sei salito? non da qua. Deciditi da che lato. Vai su quella tettoia lì. Ah. Da lì. Ah.
adesso vieni, proviamo a passare da questo ponte. Va bene. Però dammi altri blocchi perché ne ho solo uno. Grazie. Prego. Ok, tipo questi due ponti perché non abbiamo visto che cosa c'è. Guarda sempre sotto, ok. Ma pronto, credevo che fuggivo lì, ci fosse un buco. Dove sei? Sei ancora. Sono un po' indietro. Vabbè, ma perché l'hai messo qua, scusa? Perché ho paura che cadi. C'è lo spazio. Finite i blocchi. Però si arriva tranquillamente. Sai? Quasi. Speriamo di trovare qualcosa veramente. Perché non ho voglia di tipo. Eh sì, allora fa niente, non abbiamo trovato niente. Arrivederci, grazie. Cervo. Veramente, ma è. Questo. Parte il primo castello, forse lo dovevano mettere per ultimo, perché quello era pieno di tesori. Che cos'è quella roba? Sembra una statua. Abbastanza inquietante. Sì, sembra tipo una statua di un dio mezzo morto. Perché vedi che si vedono tipo le ossa? Sì, è un po' scheletrito. Scheletrito? E come facciamo ad arrivare? Di qui, da di qui. Qua, da lì, dai lati. Se cadi di nuovo, t'ammazzo! Ma dall'altra parte era più largo, scusami. Che ne so. Attenta che ci sono dei buchi. Ah no. Non ci sono dei buchi. Beh, per sicurezza evitiamo qualsiasi cosa che scenda in profondità. Ok. Ok, questo è oro. Non so di sì. Ce l'ho una mazza. Aspetta. Terracotta smaltata gialla. No, neanche oro. Che schifo. Hanno davvero portato molto rispetto a questo dio. Cioè, boh, non lo so. Vabbè, proviamo a salire. Tu non hai una mazza in più? Una? Una mazza? Un piccone. Un piccone? Però la chiamo mazza. No, però aspetta, fammi raccogliere sta roba che mi sembra molto bella e utile. E faccio un pilastro così saliamo. Cioè, li uso per salire. Va bene? Ok. Allora, vediamo le strade possibili. Cerco di non usarne troppi dove possiamo. Facciamo così, va bene. Qui spacco perché se non riesco. Ok. Sei bravo nei parkour? Insomma. Vabbè, qui devo scavare per forza, cioè. Mi spiace rovinare questa bellissima statua. Quando. Pronto?
sei? Ci siamo arrivati, siamo qui. Sei arrivata in cima? Cioè non in cima, però volevo dare un'occhiata qua. Ma una camera segreta, qualcosa, niente. Oh, cioè, io un po' ho detto, ah che bello, una statua d'oro! No, manco d'oro. Proprio... Lex, per favore, il telefono, insomma. E l'orario della cena. Ah. Sì, perché noi siamo persone normali e abbiamo la sveglia per ricordarci che dobbiamo mangiare, se no continuiamo... E ci dimentichiamo perché, appunto, perché siamo persone normali. Giochiamo all'infinito se non ci mettiamo la sveglia. Quindi? Siamo arrivati alla testa? Eh sì. E basta. Benissimo, allora tornate giù di qui. Aspettami. Sul braccio. Sì. Allora, è stata una serie aspetta, veramente... Aspetta, aspetta. Ah, guarda. Aspetta, mi devo mettere a fianco. Non importa, ma mi metto io a fianco. Anche c'è... Beh, dobbiamo finire come abbiamo iniziato. È stata... Aspetta, mi tolgo l'elmetto per essere più seria. Anch'io. Ok. E anche lo scudo. Non ho spazio per mettere lo scudo. Allora, è stata una serie veramente, veramente interessante. Abbiamo visto cose incredibili e continueremo a vederne, perché ovviamente non significa che solo perché abbiamo finito di visitare questo mondo finisca anche la serie. Quindi settimana prossima forse vedremo qualcosa di nuovo e magari ancora più strano, bizzarro, spaventoso. Emozionante. Ecco, se vorrei aggiungere qualcosa anche tu. E quindi io per celebrare la fine di questa avventura... Che facciamo per festeggiare la fine? Niente. Ci buttiamo. No, scherzo. Ma sai, ho pensato la stessa cosa. Ci buttiamo nella lava per concludere. No, aspetta. Dovremmo fare una cosa tipo un segno commemorativo, qualcosa di bello. Olga. Allora, seguimi. Olga. Qui, dove c'è la statua, vedi? Qua. Ok. Allora, facciamo una cosa stupenda, guarda. Vediamo di fare un pochino di spazio. Pace. Dammi una mano con l'altro blocco. Ma magari se lo rompi con uno strumento adeguato. Ma forse se io non ho lo strumento adeguato perché mi si è rotto. Qualsiasi cosa, quel materiale lì che hai a fianco, mettilo qui, allunga lo spazio. Qua sotto? Sì, qui. Almeno due blocchi metti. Levati. Ok. Fallo tutto intorno. Hai capito quello che voglio fare? Sì. Mi sembra, no, giusto, per far capire che siamo giunti al termine. Ops. Allora, sì, facciamo una cosa un po' così. Così, un po' così. Ok, e poi facciamo una cosa un po' così. È giusto per arricchire, no, perché ho fatto un errore.
per celebrare la fine di questa. Aspetta, so che non c'entra niente, però è carino, mi piace. Vediamo se funziona. Lo so perché comunque ho coperto tutto ciò. E quindi, per celebrare la fine di questo mondo, la fine di questa avventura, che è durata non so quanti episodi, penso non tanti comunque, sì, pochi, ma perché comunque non possiamo esplorare tutto il mondo era questo e oltre non andava, perché comunque avevamo già un po' dato un'occhiata, perché nei mondi lo facciamo un po' sempre, no? Abbiamo dato un'occhiata di quello che potevamo visitare, ovviamente quello che abbiamo visto non l'avevamo mai visto, l'aveva visto lui, ma solo per vedere il percorso, quindi non pensate che abbiamo fatto no, voi avete citato, perché vabbè, dovevamo solamente sapere un paio di cose per poterlo visitare. E quindi festeggiamo la fine accendendo questo faro, che non si accende. Che figa! Veramente. Oddio, non ci credo! Non ha fatto rumore, però. Fa rumore, ma non funziona. Che cosa bella! Vabbè, ok, aspetta. Madò, che figo. Vabbè, allora, aspetta. Aspetta. Ok. Che cavolo. Ma penso te cosa devo fare? Ok. Però con questi blocchi magari devo. Sistemiamo la situazione, abbiamo avuto un problemino, ma sistemiamo. Allora, secondo facciamo qui. Ma che carine che sono. Sì. Signor mastro dei blocchi, me ne mette? Non ne ho più di blocchi. Ok, ci accontentiamo con i blocchi di ferro. Sì, dai. Mettiamo questo coso in mezzo, vediamo se funziona. Dovrebbe funzionare teoricamente. Finisco di fare la torretta. Uso i blocchi di ferro. Secondo me così è un po' un tocco di stile, no? Mm-hmm. Vuoi piazzarlo tu stavolta? Dai, provo io. Vai! Perché lo fa? Ma magari non è che nel Nether non funziona. Vabbè, fa niente. Mi metto io sopra, io sono un raggio di luce, per questo mi chiamo luce, no? Mi sembra giusto, no? Vabbè, faccio io il raggio. Va bene. E quindi speriamo veramente che vi sia piaciuta la serie e niente, siamo comunque molto felici di essere arrivati fino a qui, di aver vissuto tante esperienze e anche tante morti, tipo quella di oggi di Lex, perché non c'è stato un episodio senza una morte. Io dopo me li vado a riguardare, secondo me c'è una morte per ogni episodio. Guarda, ci vado a fiducia, conoscendoci proprio. Vabbè, noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ciao! Ciao ciao!